È il primo sabato dall'entrata in vigore del nuovo DPCM che non ha fermato i mercati settimanali come quello di Viale Giotto ad Arezzo che vedete alle mie spalle. Gli esercenti erano però già stati avvisati su tutte le misure di sicurezza che dovevano mettere in atto e allora oggi sono scattati i controlli. Abbiamo chiesto al comandante della Polizia Locale di Arezzo, Aldo Poponcini, se appunto queste norme sono state rispettate. No, siamo dovuti intervenire in maniera abbastanza repressiva in tutti quei casi in cui c'è stata la mancanza di rispetto. Questo è stato dovuto a due fattori, che gli ambulanti purtroppo in alcuni casi sono soli al banco e quindi devono far rispettare le regole a una serie di persone che vogliono comunque acquistare. E quindi siamo dovuti in sei casi intervenire con i verbali. Purtroppo gli esercenti non hanno rispettato il numero delle persone che possono acquistare in contemporanea e quando le persone prendono la merce da sé e sono troppo vicine in un numero esageratamente più alto, perché ogni banco per la distanza si dovrebbero quasi tutti rimanere sulle tre persone ad acquistare, invece in alcuni casi l'hanno veramente superato, questo numero è veramente stato superiore e quindi gli agenti sono dovuti intervenire con i verbali. Favore pochino la distanza. Lei pensa che questa situazione sia, diciamo, comunque sostenibile o si pensi ad uno stop? No, ci doveva essere già un adeguamento, ora con l'entrata in vigore ieri del nuovo DPCM questo ha portato a un maggior rigore.